torniamo in diretta qui da Parigi, Euro 2016, mi hanno detto, dovrei aver detto 2012, sono tornato indietro di 4 anni. È forse stata colpa di America che ti ha fatto tornare a 70 e tu sei arrivato per la 2012. Nostalgia del passato, continua a dire vado indietro con il tempo invece di andare avanti. Comunque siamo ovviamente a Euro 2016, stiamo analizzando tutte le protagoniste che si giocheranno i quarti di finale in questo torneo francese. Abbiamo parlato ovviamente di Germania-Italia, di Francia-Islanda, di Polonia-Portogallo, adesso la volta di Galles-Belgio. Altra finale piuttosto equilibrata, anche se il Belgio direi è decisamente favorito. È favorito, però il Galles è una squadra sicuramente sorprendente, non è l'unica di questo Euro 2016. Per parlare di questo quarto molto interessante abbiamo invitato Luca Pellizzon, che salutiamo. Buonasera. Ciao, ciao Riccardo, buonasera a tutti. Allora, Pellizzon è nato in Belgio, a Bruxelles, sei agente FIFA, ti do del tu perché siamo più o meno nello stesso lavoro, nello stesso ambito. Salutiamo anche Federico Farcomeni, Farcomeni corrispondente da Londra di Tutto Sport. Ciao Federico. Ciao, ciao Riccardo, buonasera a voi, buonasera a tutti. Sei inviato naturalmente qui agli europei, allora vorremmo parlare con te naturalmente dell'aspetto britannico legato al Galles e con Pellizzon dell'aspetto invece del Belgio, del calcio belga che naturalmente è in grande crescita. Vorrei cominciare dal Galles perché sicuramente questo è un europeo, l'abbiamo detto, di sorprese, l'Islanda, ma tra le sorprese metterei sicuramente anche il Galles, perché al di là della qualità di alcuni suoi interpreti, ovviamente a Bale, il giocatore più caro al mondo, a Taylor, a tanti giocatori importanti, ma forse in pochi speravamo o ci aspettavamo il Galles nel quarto di finale, no Federico? No, assolutamente, una cavalcata direi del tutto inaspettata, ma già solo passare le qualificazioni per i tifosi, per i giocatori e arrivare a giocarsi un torneo internazionale dopo 58 anni era comunque percepito come un bonus. Tutto quello che viene dopo è un bonus, e a maggior ragione adesso addirittura ai quarti di finale. Per dare un'idea di quanto possa essere inaspettato questo discorso, ci sono anche diversi aneddoti divertenti in questi giorni, come Gunter, che per esempio aveva il fratello che si sposava in Messico e comunque se il Galles dovesse passare alla semifinale non ci andrà, la stessa madre di Gunter non parteciperà al matrimonio del figlio perché non vuole assolutamente perdersi un'eventuale semifinale. Joe Ledley anche ha dovuto spostare il matrimonio, ce ne sono altri più di non ci credevano, insomma, perché diciamo la verità, non sì, ci credevano. Esatto, non ci credevano assolutamente, per cui questo no, ti dà l'idea di quello che certo, di quello che è l'ambiente, l'atmosfera, insomma. C'è un'immagine di questo europeo che secondo me, almeno a me, ha impressionato moltissimo, ma credo abbia colpito il cuore di molti appassionati. Quell'immagine di Bale che corre per il campo con la sua bambina e che poi prende in braccio, solleva, sorride con lei, la bacia, ha dichiarato poi, erano 3-4 settimane che non vedevo mia figlia, ho voluto festeggiare con lei. Beh, è un aspetto umano molto bello, che forse però appartiene a quei giocatori, a quelle squadre che magari non sono di primissimo piano. Bale è un grande campione, ma non è un divo, o sbaglio? No, bravo, l'hai tracciato perfettamente secondo me, perché prima parlavate, no, di Cristiano Ronaldo, del rapporto che c'è tra Ronaldo e il Portogallo o tra Ibrahimovic e la Svezia, che non ci sarà più, però è vero che da una parte si può rivedere in Bale e il Galles, però allo stesso tempo è uno che non ha mai perso di vista, insomma, il contatto con la realtà, nonostante è il giocatore comunque più pagato del mondo. E c'è un episodio secondo me che lo descrive benissimo, anche a parte questo discorso rapporto padre figlia, ma anche rapporto, non lo so, Real Madrid, soprattutto rapporto nazionale gallese, no? Che è di 3 anni fa, quando a settembre, dopo aver praticamente chiuso il trasferimento a Real Madrid come giocatore più pagato al mondo, si pensava che avrebbe anteposto a quel punto gli interessi del Real Madrid a quelli della nazionale gallese, e invece dopo poche ore si presentò in ritiro per partecipare alla trasferta in Macedonia con il Galles. Ovviamente in questo ha beneficiato secondo me Coleman, anche dell'interposta persona di Paul Clement, che quando era il secondo di Carlo Ancelotti al Real Madrid aveva lavorato anche con lui, già con Coleman al Fulham, e quindi comunque diciamo che questo legame anche gli ha fatto bene, no? A mantenere comunque il contatto sempre con la nazionale, però è una cosa che lui non ha mai dimenticato, anche quando ha sollevato insomma le coppe varie con il Real Madrid ha sempre avuto la bandiera del Galles addosso, a maggior ragione adesso che può farlo in diretta mondiale, è ancora più giustificato secondo me da questo. Però io non vedo questa stessa dipendenza, perché forse è più lui che è a servizio della squadra che non viceversa, e questo è straordinario.
Oh, andiamo sul Belgio. Vorrei chiedere a Luca Pellizzon, che è nato in Belgio, sì, proprio a Bruxelles, come hanno preso i belgi la sconfitta con l'Italia? Non se l'aspettava nessuno? No, molto oppure male, sì, molto male, perché loro, contrariamente ai Galles, oramai è un anno che insomma danno per scontato di arrivare, non dico in finale, ma quantomeno alle semifinali. Cioè, numero uno nel ranking, comunque, esatto, no? Guarda, in grande crescita. Con oggettività, comunque, insomma, una nazionale sulla carta veramente molto forte, voglio dire, perché i nomi li avete ripetuti quanti più volte, e tutti quanti più volte hanno anche ripetuto il valore economico di ogni singolo giocatore. Per cui in Belgio c'è grande aspettativa, per cui la sconfitta con l'Italia è stata vissuta molto male. Io chiaramente da italiano ho preso in giro tutti i vostri colleghi e amici belgi dicendo che alla fine la forza del calcio italiano è proprio questa, no? E quella comunque con una nazionale, in questo momento la riteniamo fortissima, ma 10 giorni fa non la riteniamo così forte, però il nostro calcio ci permette alla fine nelle grandi competizioni di tirar sempre fuori un qualche cosa, che forse i belgi non hanno invece. È interessante questa analisi anche di natura psicologica. Sì, sì, venerdì con il Galles sarà una riprova. Io, contrariamente all'amico che conosce il calcio gallese, penso nuovamente che sulla carta, al di là di Bale che è un fuoriclasse, il Belgio è nettamente favorito rispetto al Galles. Però, voglio dire, questo non vuol dire che hanno la vittoria in mano, anzi, penso proprio che se l'affrontano con questo spirito rischiano di uscire. Anche perché Federico, scusami se ti interrompo Luca, abbiamo visto un Galles guadagnarsi questi quarti con grande fatica e difficoltà contro l'Irlanda. Sì, sì, quello è vero, però c'è anche da dire che ha già affrontato il Belgio nelle qualificazioni, quindi pochi mesi fa, e comunque in due partite non ha perso, perché ha vinto a Cardiff 1-0 e in Belgio ha fatto 0-0. E quindi comunque questi sono due risultati di cui bisogna tener conto, e anche del fatto che il Galles comunque gioca in un modo, non dico troppo simile, però abbastanza simile all'Italia, e comunque il Belgio ha dimostrato di soffrire, no? Anche la difesa a tre, o comunque una certa impostazione tattica. In più c'è un'altra analogia con quella partita, che se non sbaglio ci sarà comunque da reinventare un pochino la difesa per Wilmots, esattamente come la partita contro l'Italia, e questo da una parte potrebbe essere anche un altro piccolo vantaggio per il Galles, secondo me. Luca Pellizzon, prima di salutarci, ma in Belgio credono davvero che la squadra possa ottenere la finale e magari anche vincere questo europeo? Ma forse più che crederlo, lo pretendono per certi aspetti. Si rendono conto che è l'occasione, cioè c'è questo e poi i mondiali. D'altra parte sono la federazione, ormai sono 5-6 anni che sta lavorando su questo gruppo, ha consolidato un gruppo. Dunque sì, loro ci credono. D'altra parte, ripeto, la nazionale c'è, forse manca quell'attaccante che riesca a garantire quei 6-7 gol che magari possono poi far la differenza e farti vincere un europeo o un mondiale. Il massimo della vita sarebbe una finale Francia-Belgio, immagino. Ma non so se sia fattibile o sì, come in caso. Sì, sarebbe possibile, teoricamente sarebbe possibile. Beh, sì. C'è grande rivalità tra i due paesi, per cui sì, insomma, ecco, c'è da dire che poi dovrebbe superare il Portogallo o la Polonia in semifinale. È un percorso facile. No. Per chiudere con Federico Farcomeni, Galles ha pagato o invece c'è ancora voglia, sete, come dice Conte, per l'Italia di vittorie? Secondo me sì, perché lo spirito dell'underdog ce l'hanno sempre addosso, e quindi comunque a maggior ragione giocare una partita di questo genere è importante. Volevo solo chiudere dicendo che Coleman comunque è il CT meno pagato di tutti gli europei, e comunque a livello di rendimento mi sembra che valga molto di più, però purtroppo per lui Perché meno pagato? Ha firmato il rinnovo poco prima degli europei. quindi diciamo è stato disattento lui. E in più l'anno scorso la federazione ha fatto un utile di 20.000 sterline solo, quindi 25.000 euro circa. E quest'anno invece gli europei sono già inutili di 11 milioni. Quindi probabilmente, se dovrà avere poi un altro rinnovo, a quel punto, grazie a quest'utile qui che stanno registrando grazie agli europei, immagino per lui e spero per lui che sia superiore, insomma.
Grazie davvero a Federico Farcomeni, ti lasciamo al tuo lavoro, corrispondente da Londra di Tutto Sport, ma oggi inviato agli europei. Grazie davvero Federico, grazie a Luca Pellizzon, agente FIFA, esperto di calcio, appassionato di Paolo Rossi, che ha rappresentato il Belgio questa sera. Grazie Luca. Grazie a te Riccardo e buona continuazione, un saluto a tutti. Allora cominciate a chiamare, a comporre il numero verde che conoscete ormai benissimo, 800 050 001, parlerete con noi, con Alberto Cerruti, e poi gli sms WhatsApp al 335 699 2949. Adesso le notizie del giornale radio e poi torneremo in diretta. GR1 a tra poco.